ragazzi, è appena iniziato il primo vlog della nostra uscita in montagna. In realtà è già la quarta prova che facciamo. Sono in macchina con Alberto e Matteo, i compagni di viaggio. Ci stiamo dirigendo nei pressi di Longarone e poi andremo su fino a raggiungere il nostro bivacco. Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You banged me for whiskey. Non so se si percepisce dalla telecamera, ma abbiamo sentito il sentiero da un quarto d'ora ed è abbastanza impegnativo perché tira un sacco. L'armata sta arrivando su, adesso aspettiamo Alberto, ma la vediamo bene come impresa, oggi c'è miseria. I ragazzi qua continuano ad aprire il sentiero, però ci sono un sacco di schianti, tutti gli alberi caduti. Mi ha peccato un qualcosa, ho un bubbone sulla gamba. Bella raga, siamo appena arrivati, precisamente arrivo alle 19:50, un'ora e 50 di strada sulle 2:30 previste. Ottimo tempo. Alle mie spalle potete vedere la casa del Algaro e qua c'è il nostro bivacco. Dentro il bivacco, ne approfitto per provare anche la resa luminosa di questa DJI Osmo Pocket. Come potete vedere il bivacco è molto piccolo, guardate, finestra, porta, scala per andare su, stufa dove sto iniziando a mettere sulla pasta, letto a castello con due posti e il tavolo. Vi porto su sulla scala. Ah, due gradini e si arriva sopra, non so se rende la grandezza, ma diciamo che qui ci stanno due persone e un nano, però la vista è ottima. Questo è il nostro ricovero notturno, qui dormirò io e qui dormiranno i ragazzi. Bella ragazzi, sono le 5 di mattina e ci siamo svegliati per guardare l'alba. C'è sta maledetta foschia che rimane sempre, però speriamo vada via. I'm not afraid to die.
arrivando alla fine di questa avventura breve ma intensa. Abbiamo fatto tutta la discesa sul sottobosco, molto bello, e adesso abbiamo imboccato la strada bianca per Podenzoy. Qui inquadro i miei amici che stanno arrivando giù in paese, quindi vi saluto e vi consiglio, se volete fare un salto sul bivacco, è un bel modo per passare una serata diversa. Ciao!